Grazie, buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori. Introduco brevemente portando innanzitutto i saluti della direzione della presidenza di Ispra e ringraziamenti al Ministero che ci ospita. Il progetto LIFE, se posso, è finanziato all'interno del settore di azioni prioritarie governance e informazioni in materia ambientale e diciamo, si propone come strumento di governance nell'azione dei trapianti di posidonia oceanica che sono prescritti ed attuati come misura di compensazione ambientale. Non mi dilungo sull'importanza delle praterie di posidonia come ecosistema di maggior pregio ambientale in Mediterraneo. Sono ecosistemi, è un ecosistema protetto e tutelato da una serie di normative comunitarie ed internazionali, come la Convenzione del Mediterraneo delle Nazioni Unite, la Convenzione di Barcellona, la Direttiva Habitat, la Direttiva Water Framework, la Direttiva Strategia Marina, la Direttiva da ultimo del Maritime Special Plan. È noto che ci sono degli elementi di criticità che diciamo, impattano negativamente e producono in molte aree, soprattutto costiere, delle forti regressioni di questo ecosistema e questi impatti sono particolarmente evidenti in tutte quelle situazioni di attività antropiche, di messa in posa di infrastrutture costiere, quelle portuali, cavi e condotte, che generano proprio uno scalzamento della prateria. Quindi come conseguenza di queste azioni sono prescritte e previste dei reimpianti che devono essere autorizzati e condotti nella garanzia di una efficienza e di una utilità effettiva. Da questo punto di vista, quindi, questo progetto ha messo intorno ad un tavolo ed ha generato una collaborazione importantissima tra l'amministrazione centrale e l'amministrazione regionale che devono autorizzare e controllare l'efficacia delle prescrizioni. Ha messo intorno a un tavolo ed ha aggregato il mondo scientifico, l'Università di Roma Tor Vergata, l'Università di Palermo, il CNR, gli stakeholder per più significativi come l'autorità portuale di Piombino società quale Setin e Vesenda che operano in questo particolare settore. Il progetto ha ricevuto un endorsement ha ricevuto 36 lettere di endorsement da parte di amministrazioni centrali, voglio ricordare ovviamente il Ministero dell'Ambiente, ma anche il MISE, ma anche il RAM, il reparto ambientale del marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, lettere di endorsement da parte delle ARPA e delle regioni, tra l'altro la Regione Toscana e l'ARPA Toscana sono partner del progetto. E anche da parte di associazioni non governative, ne ricordo solo alcune, dovrebbero essere in sala, Lega Ambiente, la UCN, l'Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei e infine endorsement sono importanti, sono anche state presentate da strutture private, il CIPEM di Livorno, l'Econ, l'Enel, Terna e l'Istituto di Biologia Marina e di Ecologia in Toscana. Detto questo, non voglio rubare altro tempo, voglio solo ringraziare
con particolare enfasi Tiziano Bacci e Barbara Laporta, perché hanno fortemente creduto e hanno portato a casa un risultato assolutamente significativo, per cui mi fa piacere veramente essere qui oggi e introdurre questo progetto importante per Ispra. Massimo, se vuoi. Sì, velocissimamente, anch'io, scusa, faccio questo.